tutti, benvenuti o bentornati su Iris Blonde. Oggi nuovo video e sarà il video sui prodotti top e flop del periodo. Ho raggruppato un pochino di prodotti, ho racimolato un pochino di prodotti di cui vi voglio parlare, recensirveli e dirvi un po' le mie opinioni a riguardo. Di tutti i prodotti che citerò in questo video trovate ovviamente gli articoli dettagliati nell'info box se volete avere ulteriori informazioni e se volete sapere un po' l'INCI, se volete vedere un po' l'analisi dell'INCI. Iniziamo subito! Partiamo con i prodotti bocciati. Primo fra tutti è questo Deo Spray agli agrumi di Bolle Bio. Allora, io utilizzo deodoranti naturali da un po' di tempo, con grandi soddisfazioni, devo essere sincera, e ho deciso di provare lui. Purtroppo ragazze, pur essendo un ottimo prodotto a livello di INCI e anche di prezzo, perché non costa tantissimo, su di me non dura assolutamente niente. Devo fare una premessa, devo dire che comunque io ho una sudorazione piuttosto forte, però questo resiste intorno ai 20 minuti, ebbene se avete capito bene, 20 minuti al classico erogatore, questo qua a pompetta, però no ragazzi, la profumazione è ottima, se vi piace comunque il profumo degli agrumi è buonissima, però come efficacia assolutamente no ragazze, forse è un problema mio avendo la sudorazione forte, però 20 minuti è veramente troppo poco ragazze, non mi è successo con altri deodoranti naturali di avere una tenuta così bassa, quindi assolutamente bocciato, che credo che lo riciclerò, lo utilizzerò per profumare l'ambiente perché mi dispiace gettarlo, mia mamma non ama molto questo genere di prodotti, quindi me lo ritrovo qui sul groppone. Altro prodotto no, ma questo è veramente un super bocciato, è lo scrub corpo nutriente zuccherino di Equilibra. Allora, io amo tantissimo gli scrub corpo Equilibra, mi piace tanto quello con la confezione verde, è pazzesco, quello scrub è un INCI veramente ottimo. Questo non mi piace assolutamente. Allora, io faccio lo scrub circa una volta ogni 2 settimane, non tanto spesso perché comunque mi lavo con il guantino quello scrubbante e quindi faccio uno scrub giornaliero molto leggero, per carità, però quello che non sopporto di questo prodotto è la consistenza. Spero che si riesca a vedere tramite video, ma è veramente pastoso. Pastoso e non riesco a stenderlo sulla pelle, è unto, bisunto, straunto, una cosa incredibile ragazze, anche per me che ho la pelle secca è veramente troppo. Vi dico solo che dopo averlo steso devo lavare il corpo, comunque le zone interessate, circa 3-4 volte e anche dopo averle lavate così tanto rimango comunque molto unta, non riesco proprio a stenderlo sulla pelle, è come stendere, non lo so, colla. La sensazione è veramente brutta e mi sento sporca dopo averlo utilizzato, anche se mi lavo e mi rilavo, mi sento la pelle appiccicosa, unta, una cosa tremenda. L'ho utilizzato anche con delle temperature un pochino più cristiane, ma no ragazze, veramente, mi dispiace tantissimo perché è un prodotto sì molto idratante, ma vi unge troppo la pelle, veramente troppo, e non va via neanche con il bagnoschiuma, cioè io vado proprio lì a sfregare sulla pelle con il guantino scrubbante appunto e con il bagnoschiuma e comunque rimangono i residui di unto sulla pelle, non riesco a gestirlo, lo sto utilizzando per i piedi e vi dico che non mi piace neanche lì, nonostante io abbia i piedi veramente secchi, screpolati, orribili, veramente brutti, no ragazzi, è vero che va a idratare la zona ma ve la lascia troppo unta, quindi per me è un bocciato. Passiamo ai prodotti promossi e passiamo al viso. In questo periodo mi trucco poco perché sento veramente tanto caldo, mi trucco un pochino di più per fare i video, per sperimentare un pochino, però mi pesa davvero tanto occuparmi della mia skincare. Mi occupo poco del viso e mi pesa tanto struccarmi. Però sapete che io tengo tantissimo alla fase dello struccaggio e quindi ho cominciato a utilizzare le salviette struccanti. Sto usando da parecchio tempo queste salviette struccanti per viso e occhi di Equilibra, la linea quella là all'argan. Intanto amo la confezione perché ha questa apertura molto comoda e che permette comunque di proteggere il prodotto. Le salviette sono imbevute ma non tantissimo, però mi struccano qualsiasi cosa ragazze.
mi struccano gli occhi, il viso, le labbra, le tinte, quelle più strong, i prodotti waterproof, qualsiasi cosa, mi rimuovono circa il 98% del mio trucco. Poi vado a passare un detergente e il gioco è fatto, la pelle è pulita, anche la rima infracigliare è completamente pulita, quindi veramente mi sono piaciute tantissimo e ve le consiglio. Se dovete partire vi consiglio di portarle dietro, perché io ho la pelle sensibile e non me la arrossano, non me la irritano, non sento bruciore, niente, sono molto delicate sulla pelle e mi sono piaciute tantissimo. Passiamo ai capelli. Per quanto riguarda i capelli, promuovo l'Eye Food Macadamia Lisciante di Garnier. Queste maschere hanno spopolato ovunque, soprattutto sul web, ma io ne sono venuta a conoscenza grazie a Federica, Libera di Sognare, la mia amica Fede. Ti mando tanti baci tesoro, grazie ancora. Lei ha fatto un video super dettagliato e completo su questo prodotto, nello specifico sulla maschera alla banana. Vi lascio il suo canale nell'info box, il video relativo, e vi invito tantissimo a iscrivervi al suo canale perché è una ragazza fantastica. Sapete che è una mia amica, ma io l'apprezzo prima di tutto come persona e adoro i suoi video, veramente fa dei video molto interessanti, molto completi e sempre precisa e dettagliata nelle descrizioni, quindi vi invito tantissimo a seguirla e a vedere anche il video relativo a questo prodotto. Lei ha provato quella alla banana, ma comunque andate a vedere il video. Io ho provato questa qua, la macadamia lisciante. Come sapete io ho i capelli già lisci, molto sottili e privi di volume, non mi va assolutamente ad appesantire i capelli, me li idrata benissimo e me li lascia belli corposi, lucenti e nutriti, non me li appesantisce assolutamente. Io la utilizzo principalmente come impacco pre-shampoo e mi trovo benissimo. L'ho utilizzata anche su mia mamma, vi faccio vedere che è veramente tanto consumata, ragazze, ne ho usata circa 2/3, forse anche di più, adesso la sto piegando e sembra veramente molta di più, ma in realtà l'ho consumata parecchio. L'ho utilizzata anche su Mamma Flo, che ha i capelli mossi, crespi, indomabili, super secchi, e su di lei ha dato dei risultati pazzeschi, li ha proprio riportati in vita, e ogni volta che deve fare la piega e che deve fare lo shampoo mi dice sempre: mi applichi la maschera, quella profumata, perché profuma tantissimo, ed è veramente un ottimo prodotto. Anche l'inci è veramente molto buono e io vi consiglio assolutamente di provarla se ancora non l'avete fatto. Allora, siamo in estate e almeno per quanto mi riguarda tendo veramente tanto a sudare, soprattutto in testa. Io ho dei capelli che tendono a ingrassarsi e non sempre posso fare lo shampoo quando voglio. Ovviamente ognuno ha i propri impegni nella vita e quindi mi aiuto con lo shampoo secco, questo qua, Testa Nera Palette, che mi piace da morire. So che ci sono tantissimi shampoo secchi in commercio, io però ho sempre utilizzato lui, mi sono sempre trovata strabene, è questo prodotto qua, e io lo utilizzo quando, non so, arrivo al terzo quarto giorno, vedo i capelli un po' appesantiti, spruzzo lui, lo agito bene, spruzzo lui, lo lascio agire, e oltre ad andare comunque a rinfrescarmi i capelli, non ve li pulisce, ragazze, è soltanto un effetto estetico, è per tamponare un po' la situazione, se avete, non so, un impegno, se non vi piace neanche uscire con i capelli comunque un pochino sporchi e volete, diciamo, salvare la situazione per 2-3 ore, per una mezza giornata, va bene, ma poi dovete comunque lavare i capelli. Non è un prodotto che va a sostituire lo shampoo, assolutamente no, ma penso che sia abbastanza ovvio, ecco. Però è un prodotto che per la vita di tutti i giorni è molto utile, se non lo so, dovete, non so, andare al lavoro ma non avete tempo di lavarvi i capelli, siete stanche, non vi va, ragazzi, perché se uno è stanco l'ultima cosa che vuole fare è lavarsi i capelli, soprattutto se li avete lunghi. Quindi questo prodotto vi aiuta a rinfrescare la cute e dà tantissimo volume. So che tante ragazze che hanno i capelli sottili e privi di volume lo utilizzano anche tutti i giorni, o comunque non solo per andare a pulire i capelli ma proprio per dare del volume, e mi piace molto. Nell'info box vi lascio l'articolo relativo a questo prodotto, dove ve lo faccio vedere proprio all'azione in un mini video. Ho intenzione di registrare anche un mini video su Instagram per farvelo vedere proprio alla prova, all'azione, per farvelo vedere testato proprio sui miei capelli. Ragazzi, vi consiglio di andare a vedere l'articolo perché l'inci di questo prodotto vi stupirà.
Passiamo al corpo. Per quanto riguarda il corpo, voglio promuovere assolutamente questo olio corpo nutriente Natura Oil che ho trovato da Mauris. Vi lascio il video relativo nelle schede informative dove vi faccio vedere l'haul di questi prodotti. È un olio che mi piace molto, purtroppo non profuma di cocco secondo me, però è un buonissimo prodotto e mi piace tanto perché sapete che io sono molto pigra per quanto riguarda la cura del corpo, però devo andare a idratare soprattutto le gambe perché ce l'ho veramente tanto secche, quindi dopo aver fatto la doccia con la pelle ancora bagnata applico un olio. Questo mi piace tantissimo, intanto mi piace la confezione perché è una confezione in plastica, quindi sicura da tenere in doccia, e ha l'erogatore. La consistenza non è un olio molto pesante, assolutamente no, un olio che si massaggia bene sulla pelle, si assorbe bene e va a idratare. Io lo applico tutte le sere, quindi sono molto costante per quanto riguarda l'olio e mi lascia la pelle perfettamente idratata. Costa pochissimo, l'inci è buono, non è un inci bio, però è un inci buono e vi consiglio comunque di provarlo, se riuscite a trovarlo nella grande distribuzione vi consiglio assolutamente di provarlo. Mi sono accorta adesso di essermi dimenticata un promosso per quanto riguarda il viso e ce l'ho un filo così, ovvero la crema solare 50+ di Equilibra, questo prodottino qua che è una travel size, mi piace tantissimo. Io vi dico che non l'ho utilizzata al mare perché quest'anno non andrò né al mare né in piscina, però la utilizzo per la città e mi piace tanto, la utilizzo anche come base trucco. Vi dico che se avete la pelle mista e grassa no, però se avete la pelle normale, secca, sensibile, io ve la consiglio. È molto corposa quando la stendete, non fa scia bianca, ci mette circa 5-10 minuti a penetrare nella pelle e ad assorbirsi, però è veramente un buon prodotto, mi ha prodotto benissimo, non mi ha fatto venire altre macchie solari e mi piace tanto. Comunque è un prodotto reperibile nella grande distribuzione e se la trovate anche in offerta, perché in questo periodo comunque mettono i solari in offerta, vi consiglio tanto di provarla, mi è piaciuta tantissimo. Passiamo al make up, ci sono solo promossi per quanto riguarda il make up. Prima fra tutti è la Chocolate and Peaches di Make Up Revolution. Questa palette mi piace tantissimo, vi lascio il video in cui la provo insieme a voi. È veramente un ottimo prodotto, l'ho utilizzata tantissimo con grandissima soddisfazione, veramente un buon prodotto, mi è piaciuta tantissimo. Anche i colori, secondo me la scelta di colori è molto bella, vi permette sì di fare dei trucchi naturali ma anche dei trucchi un pochino più strong. Vi ho fatto qualche swatches, eccoli qua, la pigmentazione è nella media, mi piace, si sfumano bene i colori, la resa è molto bella sull'occhio e quindi io ve la consiglio. È leggermente polverosa ma niente di non gestibile, ecco. La durata è molto buona, ovviamente io sotto devo mettere sempre un primer perché ho la palpebra veramente tanto oleosa e quindi su di me non dura nulla, però come durata l'intensità dei colori rimane comunque la stessa, non cambia con il passare delle ore, non perdono di intensità. Voglio parlarvi anche della Light and Glow, questa palettina microscopica che è una palette di illuminanti per il viso, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la durata siamo intorno alle 6 ore, con questo caldo mi dura circa 6 ore, però per farla durare ancora di più metto una base appiccicosa al di sotto, ovvero un illuminante in crema, e mi dura per tutto il giorno, non si muovono assolutamente questi illuminanti. Allora, ci sono due illuminanti, questo diciamo champagnino molto chiaro e questo che vira più sul rosato. Mi piacciono entrambi, diciamo che l'effetto è nella media, non è un effetto molto vistoso ma non è neanche un effetto blando. Questi sono gli swatches, spero che si vedano bene in video. Mi è piaciuta molto, è molto carina come palettina, se dovete portarla in viaggio, se volete una palette senza troppe pretese, è veramente molto carina. Poi per diciamo aumentare un pochino l'intensità di questi illuminanti potete applicarli da bagnati. Bagnate una blender e le applicate con la blender bagnata e l'effetto sarà molto più vistoso. Io faccio sempre così quando ho degli illuminanti un pochino scarsini e voglio un effetto bello potente, faccio sempre così. Ultimo prodotto che vi voglio promuovere è lei, ebbene sì, è la palettina di Astra, la Warm Temptation. Anche questa l'ho provata insieme a voi in un video, insieme ad altre novità di Astra che vi lascio nelle schede informative. Mi piace da morire questa palette,
È veramente un ottimo prodotto. L'unica pecca è che fa un po' di fallout, che è parecchio polverosa, ma a livello di pigmentazione e di colori è pazzesca. Cioè, guardate, è una cosa veramente. È crema, questi prodotti sono crema, sono ombretti quasi cremosi, non sembrano ombretti in polvere e i colori sono veramente stupendi. Comunque ha un range di colorazioni molto ampio perché potete farci tranquillamente dei trucchi naturali perché ha comunque questa linea di ombretti veramente molto naturali, molto soft e ideali anche per la piega dell'occhio. E poi ha questi ombretti super potenti, cremosi, metallici, non lo so, ha veramente alcuni di questi ombretti hanno un finish veramente metallico. Bello, be sono proprio belli sia da vedere nella palette ma anche applicati sull'occhio. Hanno una resa stupenda. Se non avete ancora provato queste palettine, io vi consiglio tantissimo di provarle perché sono super valide. Vi ricordo che costano pochissimo. E se avete uno stand Astra o comunque volete acquistare Astra, vi lascio il sito nell'info box perché Astra ha aperto anche lo shop online, ma potete acquistarla anche su Idea Bellezza. Quindi non avete più scuse. Siamo arrivati alla fine del video, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche dei miei video. E fatemi sapere un po' i vostri top e flop del periodo, sono molto curiosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, regine di cuori!